Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly, faccio il tecnico informatico, ho 40 anni e vivo a Siracusa. Probabilmente voi non siete Grizzly, probabilmente voi avete un'età diversa dalla mia, probabilmente non fate il mio stesso lavoro, probabilmente non vivete nella mia stessa città. E siamo tutti persone, ma siamo tutti quanti diversi. Però certamente tutti noi, anche se siamo diversi, tutti noi abbiamo qualcosa in comune. E no, non mi riferisco al fatto che tutti noi abbiamo il certificato di nascita depositato all'anagrafe in comune, ovviamente. Mi riferisco al fatto che tutti noi abbiamo una mamma. Oggi è la festa della mamma ed è un giorno molto importante da dedicare alle nostre mamme. E qualcuno mi dirà: beh sì, ma la mia mamma non c'è più. No, è lì che ti sbagli. Perché la mamma c'è sempre, anche quando non c'è più, anche quando non l'hai conosciuta, c'è sempre. La mamma è sempre accanto a noi, ci ha cresciuto, ci ha fatto diventare quello che siamo, è sempre stata lì accanto a noi, anche se l'abbiamo data per scontata, anche se pensiamo che, beh, adesso non c'è più, no, è sempre lì. Ecco perché io vi chiedo oggi di dedicare un abbraccio alla vostra mamma. Se siete vicini alla vostra mamma, abbracciatela. E se pensate che sia lontana, abbracciatela lo stesso. Vi accorgerete che è molto più vicina di quanto vi possiate immaginare. Fidatevi, perché le mamme fanno tantissimo per noi. Ma quanto riusciamo a fare noi per le nostre mamme? Non si meritano almeno un abbraccio? Ciao a tutti viaggiatori, grazie e un abbraccio che offro a tutti voi e a tutte le mamme del mondo.